Ehi, gente, sono Mate, benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo è a tutti gli effetti un video critica, ok? Non è un video critica mosso contro una persona nello specifico, a sto giro, ma è mosso contro YouTube stesso. È il secondo video che faccio contro YouTube. Io ho milioni di cose da dire su YouTube, però mi rendo conto che sono cose che possono annoiare, pertanto non le porto qui. Però c'è una cosa che a me fa girare abbastanza i coglioni, e lo dico proprio così. Allora, sul mio canale ho pubblicato, non ho idea di quando uscirà questo video, ok? Però vi parlo da di fatti, ho prodotto adesso circa 200 video. Ok, ne ho prodotti 200. Non ho idea di quanti ne siano già usciti, però adesso che sto pubblicando io so che per adesso usciranno almeno 200 video sul mio canale in totale, in un anno circa di pubblicazione. 200 o qualcosa di meno, 190, 180, comunque non è questo il punto. E non ho ricevuto, perché parliamoci chiaro, almeno adesso, oggi è il 17 marzo, non ho ricevuto un grandissimo feedback in campo di visualizzazioni. Parliamoci chiaro. Il mio video ad oggi più visto ne ha circa 17.000 di visualizzazioni, poi ce ne sono altri di circa 7.000, eccetera, eccetera, eccetera. Ma come ci sono questi video più visti, ci sono anche i video meno visti, quelli che veramente arrivano a stento alle 100 visualizzazioni, cioè alcuni video che le 100 views neanche le toccano. Ecco, ci sono video sul mio canale, tra l'altro anche belli, cioè non me lo spiego, e vabbè, che contano meno di 100 visualizzazioni ad ora. E non è che mi lamento di questo su YouTube, cioè se i miei video non fanno views è probabilmente perché il mio canale non piace, non so che cosa vi devo dire. Va bene, ci sta. Non stiamo a parlare di questo perché sinceramente non me ne frega niente. Ma mi spiegate che senso ha che YouTube spinga alcuni video sul calcio, corti, stupidi e senza senso, anni dopo che sono stati pubblicati e li faccio fare un sacco di visualizzazioni? Vi faccio un esempio. C'è un video di Allegri, ex allenatore della Juve, che dice appunto a un suo giocatore: ah, riscaldati, riscaldati, che tra poco entri. Un video di 1 minuto e 10, pubblicato 4 anni fa, che dall'anno scorso, l'ho visto io perché mi è uscito nella home a cazzo, dall'anno scorso ha fatto 1 milione di visualizzazioni. Prima non se l'era inculato nessuno. E infatti pure tutti i commenti sono pieni di persone che dicono: ah, l'algoritmo ci ha riuniti qui e queste cose così, perché tutti i video del calcio, tutti i video così corti sul calcio e non solo, funzionano male nella stessa maniera. E tu, nei correlati, appena inizi a guardare uno, è pieno di altri video così identici. Mi spiegate che senso ha? Allora, non è il video che viene cercato, perché sicuramente non è che uno si va a cercare video del genere. Viene spammato nelle home di tutti, e questo succede con moltissimi video inerenti al calcio. Infatti, se voi andate ad aprire questi video, come soprattutto, cioè, questo video stesso, Allegra Zazza, ci sono un sacco di commenti: oh, l'algoritmo ci ha riuniti, è pieno di sti commenti, pieno, pieno di sti commenti. Ma io mi chiedo, YouTube, perché cazzo spinge questi video? Cioè, io non me lo spiego, perché YouTube spinge questi video e non spinge, parlo dal punto di vista un pochino egoistico, ok, non spinge un mio video che sono contenuti originali, contenuti innovativi, contenuti miei elaborati che hanno un senso, e spinge questi che non hanno il senso di esistere? Cioè, che video è? Andatevelo a vedere, se volete ve lo lascio pure in descrizione, se mi ricordo, e ne dubito fortemente. Andatevelo, è un video di 1 minuto in cui c'è Allegri che parla a un giocatore e dice di scaldarsi, cioè non ha il minimo senso, e c'è 1 milione e 1 di views oggi. Non so quante ne avrà quando vedrete questo video, può essere che è arrivato pure a 1,5 milioni, ma perché non ha senso? Ed è pieno, pieno di video del genere, ma basta che voi ne aprite uno di quelli, entrate nel deep web di YouTube dove ci sono un sacco di video del genere, pieni, centinaia di migliaia di visualizzazioni, senza il minimo senso. Ed è questo che mi fa girare i coglioni di YouTube. Questo non è solo questo, ci sono 200 milioni altri di motivi che mi fanno girare i coglioni. E vabbè, quindi. Però vabbè, dai, a YouTube li vogliamo bene lo stesso. Anche se fa ste piccole stronzate. Alla Juve no, cioè la Juve mi sta proprio sul cazzo invece.